Ben arrivati a questa conversazione, a queste storie che ci racconteremo e che ci racconteranno gli amici oggi su legati a questo tema del dopo la tragedia, tra innovazione e ripartenza. Che bellezza parlare con le regioni, che bellezza parlare di cose concrete che si stanno cominciando a fare, che bellezza parlare di cose che si costruiscono insieme, che bellezza vedere persone che sono all'opera e che mettono da parte i litigi, mettono da parte le differenze e mettono invece insieme ciò che può servire a costruire, ciò che può servire appunto a ripartire, ciò che può servire a innovare e a utilizzare l'innovazione per andare avanti e per ricominciare. Io ringrazio, lo dico veramente con tanta sincerità, abbiamo diverse presenze regionali, presenze di realtà locali, dove si vede che c'è chi fa politica, ma fa politica per lavorare, fa politica per costruire, fa politica per tirare su pezzi di realtà, pezzi di società, pezzi di strutture, di infrastrutture che servono alla vita della gente. Che bellezza vedere questo e che bellezza soprattutto sapere e vedere che nella nostra Italia, che se guardiamo da un certo tipo di prospettiva ci sembrerebbe oggi così disastrata per certi versi, così civilmente disastrata, se la guardiamo invece dalla parte delle regioni, se la guardiamo invece dalla parte delle realtà di base, chiamiamole così, se la guardiamo dalla parte delle amministrazioni locali, è un altro mondo, è la bellezza delle realtà che sono qui, di cui le Marche, fra cui le Marche sicuramente spiccano, splendono, avrete visto lo stand della Regione Marche, questo è il secondo grande appuntamento dedicato alla presenza appunto della Regione Marche. Io vi ringrazio per essere qui, perché è un segno di stima e di condivisione, cioè essere qui è reciprocamente, mi permetto di dire, è reciprocamente un segno di stima e un segno di condivisione. Il tema di oggi appunto è dopo la tragedia. Dopo la tragedia vuol dire fare i conti con, per voi credo voglia dire fare i conti con il tema della ricostruzione ancora tutto da affrontare, ma se noi guardassimo le cose dal punto di vista del quello che non si è ancora fatto, sarebbe la litania dei lamenti. Grazie a Dio ci sono amministratori come Loretta Bravi, come altri, ci sono operatori, ci sono rettori di università, ci sono presidenti di realtà e di associazioni che invece non stanno a piangere e a lamentarsi, ma che stanno lavorando e tirando su. Questa è la bellezza di oggi, che non toglie che dobbiamo continuare a dire e dobbiamo continuare a chiedere che chi si deve occupare della ricostruzione se ne occupi, però non possiamo non guardare quello che intanto tanti stanno già costruendo, perché la ripartenza c'è già, perché l'innovazione c'è già. Abbiamo solo bisogno che chi ha il dovere di farlo sostenga sempre di più quello che già nella realtà locale sta accadendo. Per questo che io ringrazio Loretta, ringrazio tutti gli altri che stanno lavorando e operando, perché ripartire è un tema, prima che essere un tema legato al sisma, ripartire è un tema legato alla vita. Tutti abbiamo bisogno di ripartire, tutti continuamente ripartiamo. Chi riparte dalle tragedie è per tutti il segno di una domanda di ripartenza che comunque tutte le persone si portano nel cuore. Vi ringrazio anche perché ci richiamate a questo. Grazie.
Buonasera a tutti, ringrazio Emilia per questa presentazione e sinceramente ringrazio il meeting per questa accoglienza. Noi in questi anni abbiamo voluto fortemente partecipare al meeting come Regione Marche e io ho foraggiato molto questa partecipazione, perché abbiamo bisogno di luoghi capaci di ascoltare, di luoghi capaci di accogliere e di luoghi capaci di ragionare. E questo diciamo è la prima cifra che ci interessa, perché altrimenti siamo abituati ad un parolaio litigioso, come diceva Emilia, che toglie di vista qual è la realtà. Io questa mattina, venendo qua, sono andata all'incontro sulle autonomie, l'incontro sulle regioni, un bellissimo incontro, dove si è parlato del valore di questa richiesta, più efficienza e prossimità. Penso che questi siano i due contenuti per cui le regioni, o a statuto speciale o ordinario, chiedono una gestione diversa. Perché inizio da qua? Perché noi Marche sul sisma chiediamo questo. E vorrei un attimo ricordare a chi oggi è qui che la Regione Marche si è trovata di fronte a un evento, 3 anni da questo evento, domani sono 3 anni da questo evento, un evento che a parole non si può descrivere. Io uso una parola, la nudità totale. Quando io facevo l'università c'era un ragazzo, un pittore, Heinz, che aveva fatto un quadro, Quando la casa brucia, e ci aveva chiesto: cosa portereste via voi quando la casa brucia? Ecco, quando la casa brucia uno porta via solo se stesso. Quindi il terremoto ti dà questa nudità, che tu porti via la tua pelle e ringrazi Dio di essere salvo. Dopodiché devi ricominciare da zero. Cosa è successo? Che dopo la guerra è il primo evento per le Marche così catastrofico. E io vorrei darvi 2 dati brevemente. Noi abbiamo un sisma, un cratere che rappresenta il 40% del territorio regionale, che comprende 87 comuni, una popolazione di 313.000 abitanti. E da lì sono iniziate 2 posizioni. La prima, e ringrazio il presidente che tra l'altro vi saluta e vi saluta calorosamente e io lo sostituisco perché è fuori Italia. Che cosa ha fatto il presidente e la giunta? Si sono stretti dentro questa coscienza che era accaduta una cosa grande, e la prima risposta è andare là dove c'è il bisogno. Come dice un mio caro amico qua, Lamberto, ognuno è presente secondo la sua vocazione. Io sono un insegnante e ho incontrati ragazzi, siamo andati nei luoghi del sisma, abbiamo mangiato insieme. Perché? Perché nel mio DNA c'era il ricordo di Gemona, c'era il ricordo di quel momento nel quale al primo anno di università ci è stato chiesto di andare da quella gente e condividere con loro il quotidiano. Perché se il tuo volto nasce da ciò che fissavi, la prima cifra è che tu condividi ciò che è valido per te ed è valido per l'altro. Chi vive questa nudità non ha bisogno di parole o di promesse, ha bisogno che tu sia lì. E io ringrazio il presidente Ceriscioli, perché si può dire tutto della ricostruzione, ma il presidente è sui luoghi del sisma da 3 anni anche la domenica. Se non altro offre se stesso prima che offrire quello che poi ci sta dietro. Da questo è nato altro, è nato il patto per la ricostruzione, prima l'emergenza, quindi più di 900 milioni sull'emergenza, le abitazioni, la delocalizzazione delle imprese,
è stato, come dire, il primo momento per cui nell'emergenza, lo dice la parola, tu permetti un'opportunità di vita dignitosa, per quanto possa essere. Dopodiché è nato il patto per la ricostruzione, di cui poi magari parlerà il professor Marcolini, perché abbiamo affidato all'Istao questo studio, no? E questa progettazione, che secondo me è un metodo virtuoso. Perché? Perché si dà una scadenza, 10 anni, e ha degli assi molto particolari che tornano a quella presenza che dicevo prima: l'attività produttiva, socioeducativa, sanitaria, la riqualificazione urbana, l'integrazione delle risorse. Noi abbiamo provato a integrare le risorse, bandi ad hoc per il sostegno della famiglia, per i giovani, per l'accompagnamento al lavoro. E qui ci sta l'innovazione, Emilia. Perché? Perché ricostruire il sistema marchigiano lo devi ricostruire innovando, ma non perdendo quella eccellenza, perché le nostre scarpe sono quelle scarpe, il nostro agroalimentare è quell'agroalimentare, e quindi noi non possiamo competere come territorio marchigiano con i cinesi, ma dobbiamo dare un prodotto che però sappia rinnovarsi. E il problema grande delle Marche è anche pre-terremoto: il ricambio generazionale, le aziende, l'innovazione. Abbiamo investito, qui vedo il nostro rettore di Camerino, abbiamo investito sui dottorati innovativi, sulla ricerca, cercando di facilitare quella formazione mirata che è richiesta. E che non a caso siamo qui con la Lombardia, perché io vorrei dire che dalla Lombardia io ho imparato molto, perché dobbiamo imparare anche in politica a guardare laddove c'è una buona pratica e provare con condizioni diverse a ricrearla. Qual è il problema della ricostruzione? È fondamentalmente culturale, non economico. Io vorrei ribadire questo: è un problema culturale, perché le risorse ci sono. Ma la mia domanda alla politica, e lo faccio da politica, è questa: ma si vogliono ricostruire questi borghi o è un mordi e fuggi domenicale? Perché noi siamo partiti dalle scuole e lì si è aperta una diatriba grossa, di cui parlavamo anche a pranzo. Ricostruiamo piccole scuole, accentriamo. Questo è difficile ovunque in Italia, terra dei campanili. Immaginate quanto è difficile dopo un sisma. Come fai a dire a una persona che la piazza, la chiesa, la scuola non ci saranno? Io vorrei far riflettere un attimo su questo, perché è fondamentale. E venendo da un'area interna come quella del Montefeltro, devo dire che sulle aree interne si parla assai e si conclude molto poco, perché la coscienza dello spopolamento e di mantenere le aree interne popolate non c'è. Quindi, qual è stata la grande criticità di questa ricostruzione? È molto semplice. Da un lato, chiamiamola resilienza, chiamatela come volete, io non amo molto le analisi, perché da Marx a Freud a Bauman abbiamo analizzato tutto, ma direi di fermare le bocce e di dire un attimo: al di là delle analisi, vogliamo veramente ricostruire dei luoghi di vita? Ci crediamo che le Marche non sono la Lombardia o l'Emilia-Romagna e hanno quel pettine di costa, di collina, di montagna che va salvaguardata? Ci crediamo veramente? E poi c'è un'altra criticità che voglio dire, perché per me la politica non è contratto. Io sono un'insegnante di filosofia che è entrata in politica per caso, grazie al voto dei suoi alunni. Ma la filosofia mi è servita per dare un metodo dove il metodo non c'è. E questo lo dico. Perché? Perché ringrazio il meeting che ha aperto i riflettori sul sisma. Nell'ultimo governo, che sta morendo ma ancora c'è,
si è derubricato il tema del sisma. Capisco che c'è il problema della sicurezza, capisco che ci sono i barconi, capisco tutto, ma non capisco perché si abbandona la gente là nella sua sofferenza. Sì. Allora, buonasera. Buonasera a tutti e benvenuti qui da noi. Sono un po' emozionato, devo dire la verità, è la prima volta che mi capita, che non sono abituato. No, a parlare sì. Io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi, in particolar modo quella della nostra assessora e anche quella della coordinatrice, l'Emilia Guarniera, quando parlava di bellezza, di ripartenza, di sostenere. Ed è vero, io non sono marchigiano, si sente dalla voce, vero? Sono calabrese, ma sono 50 anni che sto nelle Marche, quindi mi sento marchigiano. Il mio cuore è le Marche, lo dico con grande franchezza, anche perché ho vissuto sempre qui nelle Marche, quindi non posso dire altrimenti. Io ho avuto l'onere e l'onore di lavorare per questa giunta e di continuare a lavorarci, in particolar modo per l'emergenza, e aggiungo ai dati che ha dato il nostro assessore, abbiamo ricostruito anche circa, solo con un'ordinanza, quasi 400 attività produttive, commerciali, artigianali, industriali, ovunque. In questi pomeriggi si stanno portando, e chiuderemo domani pomeriggio, tutta una serie di esperienze. Domani arriverà, domani pomeriggio, una signora anziana che si chiama Duilio, di 90 anni, che finché non gli abbiamo fatto il ristorante dove lo voleva lei, come lo voleva lei, non siamo riusciti a partire, ed è una meraviglia. Domani la andiamo a prendere e la portiamo qui a parlare della sua rinascita, perché è una vera e propria rinascita. Scusate questa breve premessa, che così mi so. Io vorrei votare un attimino al professor Marcolini, che conosco da circa un trentennio, adesso in qualità di presidente dell'Istao. Prima si parlava, e la nostra assessore, se vuoi ti metti tranquillamente lì, patto per la ricostruzione. Attenzione, perché la nostra assessora prima faceva una cosa importante. Voi, l'Istao di cui lei presiede, no? Questo patto per la ricostruzione per noi è importante, è importante la tua presenza anche oggi qui. Però l'assessore faceva un'osservazione importante, diceva: ma c'è veramente la volontà? Perché non è una questione di fondi e anche di burocrazia, assessore. Io lo dico io, che sono 30 anni per firmarmi un decreto, mi ci hanno messo 14 mesi a Roma. Alla fine ci siamo riusciti, perché il presidente Ceriscioli, ve lo posso dire ufficialmente, vi daremo il 100% sull'articolo 20 bis alle imprese artigiane, industriali e commerciali. State tranquilli, adesso lo posso dire, perché stamattina sono andato in ufficio, abbiamo fatto i conti, ci rientriamo. E più rifaremo un altro bando di 3 milioni e mezzo, quindi ci sono i fondi, come diceva l'assessore Bravi. E il problema è la volontà veramente di ricostruire i nostri borghi, il nostro entroterra, la nostra cultura. Questo è fondamentale. Prego, assessore. Ma io, prego, presidente, condivido molte delle osservazioni fatte dall'assessora Loretta Bravi, soprattutto laddove richiamava la necessità di un progetto capace di richiamare le persone. Un tema chiaro, caro anche all'amico rettore dell'Università di Camerino: senza le persone non c'è nessun disegno realistico di ripartenza. Però sulla scorta delle osservazioni fatte dall'assessore Bravi vorrei dire due cose. Intanto che molto spesso giustamente si parla dell'area colpita dal sisma,
come ad un'area già abbondantemente, come dire, arretrata, in declino, in esodo, che è obiettivamente un dato assolutamente non confutabile. Stanno degli indici, diciamo, di dipendenza dalla popolazione con più di 65 anni rispetto a quella in età lavorativa tra i più elevati in Italia. Quindi un destino in questa realtà segnato. Ma l'entroterra non è soltanto questo, e il sisma, l'area del sisma non è soltanto questo, e lo sanno bene appunto l'assessore alla formazione professionale e quello all'industria. Sul costone appenninico, le pendici del costone appenninico, da Ascoli fino a Fermignano, ci sono 90.000 addetti alla manifattura, e ci sono le realtà produttive più interessanti della regione che hanno risposto positivamente ai bandi, all'organizzazione dell'attività di investimento e di formazione. I risultati dei bandi per investimenti in queste realtà è risultato ben al di sopra delle aspettative, e anche quelli che sono seguiti, che sono in corso di svolgimento, fanno sperare, come dire, in una reattività che faccia rinascere un'ipotesi anche di nuovo sviluppo. Qui il ruolo dell'università, la ricerca dei nuovi sentieri dello sviluppo, la ricerca avviata dal Consiglio regionale alle quattro università, cosa, come dire, assolutamente, penso, originale, penso che sia stata la prima volta che su un programma, diciamo, strategico di sviluppo della Regione Marche, l'incarico sia stato affidato a quattro università insieme, che coordinandosi fra di loro e con l'appoggio anche metodologico di Modena, Reggio Emilia, hanno steso un programma che riguarda 10 più 1 sentieri dello sviluppo. Attorno a questa traduzione è seguita poi l'iniziativa della Giunta, che, di cui noi abbiamo seguito come assistenza tecnica l'attività, sono stati raccolti 135 progetti sui 6 pilastri di cui parlava poco fa Loretta Bravi, e che hanno raccolto progetti non tutti cantierabili, ma per una metà cantierabili, di circa 1.700.000.000. Se posso fare, come dire, una proposta e un rimprovero. Una, partendo dal rimprovero, è che l'accordo che ha visto insieme le quattro università, la conferenza episcopale, i sindacati, le organizzazioni artigiane, agricole e dei contadini, l'universo partecipativo regionale, è stato firmato l'8 di dicembre e purtroppo non ha avuto, come dire, riscontri nazionali, non ha avuto riconoscimenti. Non so quanti di voi per malattia hanno seguito il dibattito sulla crisi di governo le scorse ore. Beh, nel discorso di Conte e di quello dei maggiori leader, con un'eccezione di un deputato, il sisma non è stato nominato, perché, come diceva l'assessore Bravi, l'ultima emergenza cancella la precedente, e c'è il rischio, come dire, di dimenticare questa che è una vera e propria emergenza, e l'occasione della formazione del nuovo governo deve essere un'occasione per riproporre al centro la necessità di un nuovo sviluppo tecnologicamente, ambientalmente, da un punto di vista occupazionale avanzato. Due proposte, e penso di aver finito i minuti che mi sono concessi. Uno riguarda la tematica dei ritardi. Domani fanno 3 anni dal primo sisma, che per le Marche non è stato il più importante, perché bisogna arrivare a ottobre e poi a gennaio, e purtroppo le attività, diciamo, di ricostruzione fisica per danno lieve e per danno grave sono ancora piuttosto poche, per una carenza di personale e per un ingorgo normativo assolutamente ingestibile. Su questo c'è una proposta che riguarda l'utilizzo di personale aggiuntivo che possa spostare, moltiplicando per 2 o per 3, la capacità di 50 pratiche di 20 pratiche settimana che attualmente gli uffici dichiarano, portandole a 50-60 pratiche. Lo sforzo da chiedere al governo, che si sta formando, qualunque esso sia,
è tra 2 e 4 milioni ed è la prima proposta da realizzare. Si tratterebbe di accelerare in maniera cospicua, lo dico a chi di edilizia e di ricostruzione si occupa non solo per rappresentanza ma anche per mestiere professionale come il presidente Sabatini. La seconda proposta, mi rivolgo appunto e finisco all'assessore Bravi ma anche ai funzionari dirigenti come il nostro moderatore, perché siamo alla vigilia della riprogrammazione dei fondi comunitari 21-27. Nella passata tornata l'Unione Europea, prevalentemente per l'emergenza ma non solo per l'emergenza, ha destinato al terremoto del centro Italia 1,2 miliardi. La solidarietà delle regioni nei confronti delle Marche ha portato a casa, tra l'FSFESR e il FEASR, qualcosa come 400 milioni. È il momento, nella fase ascendente della programmazione 21-27, riallineandosi con il governo della Commissione, di avanzare un progetto o nei POR coordinati su base regionale o con un PON nazionale che riguardi le 4 regioni, un programma potenziato che accompagni i sentieri dello sviluppo, cui l'Università di Camerino ha dato un contributo decisivo, la somma dei progetti traducibili concretamente in economia ed occupazione. Grazie. Grazie al professor Marcolini per il suo intervento. Io prendevo spunto da una sua parola per introdurre il magnifico rettore dell'Università di Camerino. Parlava di ritardi, è vero, ci sono dei ritardi anche forti, ma in alcune situazioni, soprattutto emergenziali, perché noi abbiamo gestito l'emergenza, siamo riusciti veramente a risolverle, perché te sai, la legge sugli appalti, via dicendo. Con l'ordinanza 408, che il nostro presidente, devo dare atto, e la nostra giunta ha fatto in modo non di accentrare tutto sulla regione 30-40 milioni per poter tra virgolette ricostruire. Non ci scordiamo che aver ricostruito le attività commerciali di Camerino non è che fra 2 anni o fra 3 anni Camerino è ricostruito, quindi ci sarà bisogno di anni. Siamo riusciti con la politica che ha fatto la nostra giunta regionale di suddividere in tanti piccoli appalti ogni comune per sé, facendo il monitoraggio delle situazioni reali, dando i contributi e con un sostegno. La giunta ha costruito una squadra di 14-15 persone composta da ingegneri, geologi, tecnici che sono stati sul territorio, che hanno fatto da supporto ai comuni e che hanno portato a dei risultati positivi. In questo, e do la parola subito al magnifico rettore, l'Università di Camerino è stato un grande partner, almeno in alcune situazioni per noi importanti. Vedesi lo studio su Visso, che non riuscivamo fuori senza l'aiuto loro e gli studi che ci hanno fatto loro, tantomeno, è una cosa positiva, abbiamo costruito una città del commercio a Camerino in pochissimo tempo, che avrà una lunga durata, mi auguro. Io sarei propenso per una breve durata, che significa che il centro storico lo ricostruiscono, però la gente ha cominciato a vivere, tra virgolette, gli operatori ci sono, insomma. Prego, magnifico rettore. Grazie Pietro, intanto grazie al meeting che riaccende i riflettori. Pietro e l'assessora prima hanno detto una cosa che tutti quanti noi abbiamo percepito ieri: l'assoluta mancanza della parola terremoto nei discorsi dei parlamentari. La parola terremoto manca in Parlamento da troppo tempo, questo non dobbiamo dimenticarlo, e il fatto che manchi significa che forse non siamo in agenda. Questo per me è significativo. Io parto dalla mia situazione, perché è quella che conosco meglio, è quella che posso dipingere meglio, e fra l'altro ogni volta che vengo invitato a parlare è una assoluta sofferenza, vi garantisco. Non c'è niente non c'è niente che fa più male al cuore che riparlare a distanza di 36 mesi di quell'evento e di tutto quello che è stato fatto dopo.
Allora, io vivo in un luogo, e lì abbiamo una università dello Stato, quel luogo ha il 75% di livello di danno. 75% di livello di danno, cioè non parliamo del 5, del 10, del 15. Io sfido qualsiasi azienda con il 75% di livello di danno a ripartire il giorno dopo. Noi siamo ripartiti il giorno dopo, non proprio il giorno giorno, ma dopo 3 giorni, 4 giorni eravamo già pronti a far lauree, a riniziare i corsi. E soprattutto ve lo dico io, c'è una parola che mi ha colpito oggi più di ogni altra. Stamattina, visitando qui le mostre, visitando questi padiglioni, c'è la parola responsabilità. Io credo che il rettore di allora, e spero di dire anche il rettore di adesso, sente addosso una grande responsabilità. Chiudere l'Ateneo significava chiudere almeno quella parte del territorio che aveva subito il maggior livello di danno a seguito del sisma. Perché se andiamo a vedere, lo sai Pietro, andiamo a vedere i livelli di danno, abbiamo Pieve Torina, Pieve Bovigliana, Fiastra, Visso, Ussita, Castel Sant'Angelo, Camerino. Questi sono i comuni che hanno i principali livelli di danno nella parte maceratese. Di là c'è Arquata, che è il top del top da questo punto di vista, e questi sono i principali comuni. Poi dopo ce ne sono altri, però ecco, questi sono i, se dovessi indicare, no, Arquata e Camerino come luoghi forse dove l'economia principalmente ha subito un danno, questo è. Ripartire significava far ripartire anche l'economia di quei territori. E attenzione, che cosa abbiamo fatto? Lo hai detto te. Noi ci siamo messi a disposizione della regione con i nostri tecnici, con i nostri architetti, dicendo ci siamo, e se serve noi progettiamo per Arquata, progettiamo per Visso, progettiamo per Pieve Torina, progettiamo per Camerino, sapendo che è chiaro che riprogettare quei borghi, quei luoghi, quelle attività commerciali significava vivere. Il problema è che sono passati 3 anni. È chiaro che alcune cose le stiamo facendo, altre ne faremo. Però quello che a me preoccupa, e questo lo dico, intanto è che se noi facessimo le stesse domande, l'altro giorno abbiamo incontrato un bellissimo gruppo di giovani che ha portato sulla montagna un'attività che si chiama Furgon Cinema, e loro ci hanno detto che hanno ripetuto la stessa domanda per 3 anni successivi alle persone quando andavano a proiettare film in questi luoghi dove un teatro non c'è più, dove un cinema non c'è più. E le risposte a 3 anni non sono le stesse di allora. 3 anni fa c'era il desiderio di rinascere e riprendere, poi si è un po' affievolito e adesso incominciano a valutare di andarsene, perché è chiaro che un problema, Pietro lo ha detto, lo hai detto te, un problema grande è il lavoro. O li contaminiamo con del lavoro, oppure questi borghi saranno popolati da settantenni che poi diventeranno ottantenni, novantenni, per i quali potremmo progettare cose come quelle che abbiamo presentato stamattina, però è chiaro che poi alla fine ci sarà la scomparsa di questi borghi, e quindi c'è da portare lavoro con progetti che possono essere quelli che stanno all'interno del patto, all'interno come macrolinea all'interno dei sentieri, come quelli che hanno scritto tanti miei ricercatori. Quello che io trovo a oggi di difficoltà, intanto, è che noi che siamo un soggetto, ripeto, la responsabilità è quella che ci caratterizza. Perché lo abbiamo fatto? Io ho scritto un pezzo qualche mese fa
sulla relazione fra la Costituzione e il terremoto. E allora sono andato a prendere gli articoli, l'articolo 3, l'articolo 11, l'articolo 33, l'articolo 34, li ho guardati tutti quanti. Allora, quando si parla di cultura, quando si parla di lavoro, si parla di paesaggio, si parla di ambiente, si parla di istruzione, io a quella gente devo dare delle risposte. In termini, come ho detto stamane, di giustizia sociale, in termini di democrazia, questo significa che io ho ripreso perché sento addosso una responsabilità, ma è chiaro che questa va in una qualche maniera alimentata tutti i giorni. Io in Ateneo un ingegnere c'ho e oggi devo bandire per lavori per 100 milioni di euro, e come faccio con un ingegnere? È chiaro che qualcuno doveva fare, come è stato fatto nel 76, un potenziamento. In quel caso fecero nascere l'Università del Friuli, questa volta non c'era la necessità di farne nascere un'altra di università, ma si poteva potenziare quella che lì c'era, con strumenti straordinari magari, e l'ho detto più di una volta. Perché è chiaro che non mi puoi far competere col 75% di danno con strumenti ordinari. Lo capiamo questo. Se io devo gareggiare a bando con atenei che sono sicuramente più forti, corro anche il rischio di non riuscire a partecipare a quelle iniziative. Allora io avrei identificato come la ricerca e l'innovazione uno dei settori di sviluppo del territorio montano e avrei guardato con attenzione, lo dico nel mio caso, all'Università di Camerino, che ripeto lì dà lavoro a circa 1300 persone e sono oltre 2000 famiglie, cioè 2000 con le loro famiglie. Se noi dovessimo far andare via quella gente, lì dobbiamo ricreare, perché in questo momento io sto svolgendo attività didattica, ma prima ho incontrato due miei studenti, sono lì, e dico: qual è la difficoltà primaria che sentiamo? E loro mi dicono: la difficoltà è che io so che su ho lezione, vengo su, prendo l'autobus, faccio lezione e poi torno a casa. Ed è quel mordi e fuggi del turista quasi, perché c'ho il professore competente, c'ho il professore bravo, c'ho il professore comprensivo, quindi c'è un legame affettivo con tutto quanto, ma se poi non gli creo un'opportunità, quella famosa opportunità che i terremoti creano sempre, basta opportunità, non ne voglio sentir più parlare di opportunità, però se non crea opportunità è chiaro che lì quel territorio sarà soggetto a questo. Allora io credo che ci voglia, lo dico e ringrazio, fra l'altro io posso dire questo, che nell'ultimo periodo sicuramente mi sono sentito solo. Ringrazio ringrazio il Presidente, perché invece il Presidente ci è stato sempre vicino e anche oggi ha delle richieste, ha risposto in maniera chiara. Però è chiaro che a questo punto non possiamo più andare oltre, aspettare ancora. È già troppo tardi. La visione bisognava averla almeno un anno e mezzo fa, e oggi dovevamo essere in grado di mettere in pratica quella visione. E con questo penso che forse qualcuno in più sarebbe rimasto sui territori e che lo spopolamento non sarebbe arrivato. Grazie, magnifico rettore. E cioè, quando la mia assessora, l'altra assessora, mi disse: senti, dice, devi prendere contatto con un'associazione di Ascoli per cercare di fare una specie di joint venture, no? Per ricostruire delle attività produttive con uno che si chiama Francesco. No, bisogna che parti, vai, mi disse, senti, vedi. E da tutta una serie, per non parlare del presidente, che dopo ci siamo incontrati dopo, e abbiamo cominciato a ragionare, a vedere dei progetti, siamo andati giù con un ingegnere, un architetto, per capire, dice, ma sai, privati, quindi dobbiamo muoverci, io c'avevo come Regione Marche il nostro, un po' di soldi per la ricostruzione, volevamo andare avanti a livello modulare, veloce, soprattutto nella zona. Invece piano piano è nato una collaborazione
con la Regione. Loro, come CNA, l'associazione di Ascoli, si sono fatti veramente parte diligente nella gestione, tra virgolette, organizzativa, di mettere su tutta una serie di soggetti, adesso ve ne parleranno loro. Io ringrazio personalmente perché ci ha dato una grande mano, perché lassù ad Arquata avevamo seri problemi. Invece con la collaborazione loro, del presidente Passaretti e del direttore Balloni, siamo riusciti a fare qualcosa di positivo. Io passerei la parola al presidente e poi prego. Andare anche te lì. Sì. Omero, a questo punto, no? Anche le banche, così, siccome l'argomento, tante volte noi pensiamo alle banche, no? Te strozzano, eccetera, e via dicendo, ma io credo che anche la banca, no, ha quella solidarietà, dopo ne parlerà bene, perché hanno partecipato veramente a livello economico, finanziario, per la buona riuscita di una struttura, perché come diceva il magnifico rettore, la gente vuole andare via, ma noi l'attività produttiva già l'abbiamo messa su. Adesso dobbiamo fare in modo che la gente rimanga, che i turisti vengano, che la gente capisce che quella è una zona risorta, che viva, che cominciamo a vivere, a lavorare insieme. Ecco, questo è molto positivo. Presidente, a lei la parola. Grazie Pietro, ringrazio tutti, il meeting in primis, per farci dare la possibilità di esporre questa problematica. Il terremoto con Gino Sabatini, presidente camerale, presidente regionale, quindi eravamo lassù il giorno dopo. Non dico le scene della polvere sugli occhi e il pianto per i morti, non dico queste cose perché le conosciamo tutti, ma parlare con della gente cosa avete bisogno il giorno dopo del terremoto era una cosa utopistica, lo sguardo perso, le persone assenti. Per 3 mesi parlavi con dei fantasmi, era una situazione tremenda per me, che io sono terremotato, io sono a comunanza, quindi anche io ero terremotato. Quindi questo, perché mi soffermo su questo stato d'animo, per dirvi come le popolazioni hanno affrontato questi primi giorni. Bene, noi come CNA provinciale e regionale ci siamo attivati subito per l'emergenza, per quello che conoscevamo, fare un censimento delle urgenze di queste aziende. Uno fra tutti era un'esigenza economica velocissima, serviva, c'era gente che non aveva il portafoglio in tasca, quindi un credito immediato, ma subito dopo fermare il credito. Voi sapete che la macchina amministrativa, anche con quella privata, il problema è quello delle competenze e degli obblighi che uno ha, quindi anche i crediti dovevamo fermarli e sospenderli. Tutto questo però ci ha fatto capire le esigenze di ogni singolo, di ogni esigenza, di ogni azienda. Oltre il disastro non c'era la volontà di dire voglio ripartire, perché erano scoraggiati, perché avevano già quel terremoto, come diceva l'assessore Loretta, già c'era delle difficoltà economiche molto importanti. Guardate bene che noi abbiamo, come poi Francesco parlerà di quella situazione, come si è creata e come si è conclusa, contattare le prime aziende e dire di andare dentro a una struttura che poi abbiamo costruito non è stato semplice, perché questi signori erano autonomi, avevano la loro attività, il loro albergo, ristorante, autonomi, aprivano quando gli pare e chiudevano quando gli pare. Entrare dentro a uno stabile, un condominio, per loro era quasi un trauma. Quindi l'associazione si è attivata prima di tutto a fare il censimento delle aziende che potevano ricreare un primo nucleo di economia. Cosa significa fare un bar, un ristorante, una ferramenta, un dentista, un alimentare, una macelleria? Significava fare un nucleo di primo accoglienza, di primo ritrovo. Questo vicino alle SAE è stata una mossa vincente. Oggi possiamo dire, ieri ho sentito la ragazza del bar soddisfattissima, certo ovviamente le problematiche ci sono ancora, non si piangono addosso come era un anno fa, 2 anni fa, ma sono più propensi a un dialogo interpersonale, quindi un lavoro di insieme.
mi sposto un po' sull'area più verso, verso nord. Ci sono tematiche molto complesse. Voglio dire però che c'è un modo nuovo di vedere l'impresa, di fare impresa. Un ristorante che ha portato un autore di un libro a esaminare questo libro sulla montagna di pietra che è la Sibilla. Questo vuol dire riconoscere le tradizioni, conoscere la propria storia, promuovere i prodotti naturali della terra, ma far sì, metterci anche la cultura, e questo è innovativo. Noi dobbiamo, attraverso tanti meccanismi, e noi come CNA contattiamo tutti i giorni. Ieri ho ricevuto due ragazze e voglio aprire uno studio di design creativo funzionale nel cratere, e sono venuti 2 ore a parlare con me per fare questa idea. Per noi CNA, me e Francesco, con tutti i dirigenti, i funzionari che abbiamo accolto le prime domande di emergenza, come diceva Pietro, questo per noi è stato un impegno. Confermo la presenza di molti turisti, però la mancanza di camere di pernottamenti è devastante. Dobbiamo lavorare su questi aspetti tutti nello stesso procedimento per far sì che queste tematiche si risolvono. Un altro aspetto: si è parlato di università, il rettore l'ha detto, c'è un gran bisogno di sinergia con le università, con la ricerca nei luoghi, perché voi immaginate se noi facciamo dei presidi anche nell'Arquatano, nell'Ascolano più a nord, che si fanno ricerca e analisi sul territorio, sull'ambiente, sul bene sociale oppure turismo esperienziale. Io dico Baggianate, ma ci sono opportunità lavorative, e chiudo con questo aspetto. Noi abbiamo la certezza che la popolazione diminuisce sempre di più. Arquata nel 51 era 3.000 abitanti, 5.000 non mi ricordo adesso le cifre precise, oggi poco più di 1.400 residenti attuali. Cosa significa? Che verranno sempre meno. Cosa porta i giovani o a andare in queste zone? Dobbiamo creare un'economia adatta all'uomo. Prima di far concludere con gli altri due interventi, se mi è permesso, sentito anche la nostra assessore, un breve saluto di un amico, di una persona che è stata sempre presente nella zona del terremoto, che è il presidente della Camera Unica. Prego, per almeno un saluto istituzionale. Buonasera a tutti. Sì, con sì. Devo... no, mi fermo qui, no. No, mi fermo qui. Come ha detto il presidente Passeretti, il direttore, saluto anche il mondo bancario che ci ha dato una mano. Serviva qualcosa per il territorio di Pescara del Tronto, perché era un territorio purtroppo che non esiste più, non penso che esisterà più in quella zona lì, però gli imprenditori volevano ripartire, qualcosa si doveva fare. La Regione Marche ha messo veramente il cuore oltre l'ostacolo, e qui c'è da ringraziare tutti. Oggi ringraziamo l'assessora Bravi, ma il presidente e tutti gli altri assessori, dalla Manuela all'Anna, che hanno lavorato su queste tematiche qui. Noi abbiamo cercato di dare il possibile come Camera di Commercio di Ascoli. A quel tempo esisteva ancora la Camera di Commercio di Ascoli. Su questo investimento fatto di questa cittadella dell'attività produttiva abbiamo messo il nostro contributo, in accordo con il sindaco Petrucci, eravamo io e il segretario Schiavoni, con la giunta decidemmo di finanziare alcune parti importanti di questa struttura. Oggi più che mai sulla ricostruzione dobbiamo tenere un occhio di riguardo. La Camera delle Marche, ti ringrazio per avermi dato la parola, ha messo in campo 800.000 euro sul sisma. Su questo sisma una parte l'abbiamo dirottata su un bando che non è direttamente interessato sulla ricostruzione, ma sulla certificazione delle imprese che lavorano sulla ricostruzione, ovvero le attestazioni SOA. Abbiamo notato che le imprese artigiane, le piccole e microimprese delle costruzioni, alcune non erano certificate SOA. Oggi più che mai all'interno del terremoto bisogna avere questa certificazione. Noi diamo dei contributi, dei voucher
da 2.000 euro a 2.500 se le imprese sono del catere, delle costruzioni, per far sì che si certificano e possano lavorare. Perché? Perché all'interno di questa ricostruzione, che durerà molti anni, vuoi perché purtroppo questo anno è passato come è passato e come avete ricordato nessuno l'altro giorno al Senato ha mai nominato la parola terremoto, però lì dobbiamo lavorare. Le normative ci danno delle linee che le nostre imprese potrebbero non rientrare per avere una sicurezza nella ricostruzione, per avere poi dopo la sicurezza che le opere che si realizzeranno verranno manutentate negli anni. Dobbiamo favorire anche quell'imprenditorialità locale, che è la storia, è il nerbo fondamentale di tutto un percorso su quelle tipi di edifici che sono lesionati. Io chiudo qui per non farla lunga, però veramente molte volte non si percepisce quello che la pubblica amministrazione, voi funzionari, gli assessori, i presidenti, le associazioni di categoria come la CNA mettono in campo su questo terremoto. Tenete conto che le scosse di terremoto che si sono avute, quelle quattro scosse di terremoto, oltre a creare dei danni e purtroppo anche dei decessi per tutti quelli che erano di quei territori, ha creato una difficoltà psicologica enorme. Non è solo il materiale, ma anche sull'immateriale, sulla psicologia di queste persone. Come ci diceva poc'anzi il presidente Passeretti, le difficoltà sono state veramente tante. Noi oggi dobbiamo lavorare sulla ricostruzione, lavorare sugli edifici, ma dobbiamo lavorare anche su un contesto nuovo di modello di area interna che noi potremo veramente realizzare partendo da zero, perché stiamo partendo da zero. Sono passati tre anni sono tanti stanno andando via e non rientreranno su quei territori. Ricordiamoci che all'interno anche del turismo marchigiano le aree interne colpite dal terremoto erano aree dove il turismo veramente dava un valore aggiunto importante, Pietro, e noi anche lì dovremo tenere un'attenzione importante per far sì che questi territori non muoiano e magari la ricostruzione sia più celere possibile, se non a livello di normativa, di agevolare alcuni percorsi perché le imprese, i proprietari possano trovare compimento. Grazie Presidente del tuo intervento, scusa se ti abbiamo coinvolto. Io darei la parola al dottor Papi, che è il Presidente della Cassa di Sovvenzione e Risparmio fra Personale della Banca d'Italia. Io sono stato un po' cattivo, insomma, no? Però ci faccia capire. Allora, grazie. Credo che possiamo tutti essere contenti di questo dibattito, di questa discussione, anche della franchezza delle cose che ci stiamo dicendo. Perché siamo contenti di quello che abbiamo fatto, ma siamo insoddisfatti per le tante cose che ancora non si sono potute fare. Intanto stabiliamo chi siamo. C'è una banca all'interno della Banca d'Italia, che non è la Banca d'Italia, è distinta dalla Banca d'Italia, è la banca del suo personale. È una banca che offre servizi ai dipendenti della banca, ai pensionati della banca, ai loro familiari, in una logica che impedisce alla banca centrale di poter fare operazioni bancarie, quindi di fatto ci vuole qualcuno che autonomamente lo possa fare. E in questa posizione noi sappiamo che il nostro dovere non è fare solo banca, ma è anche quello di essere vicino alle persone che sono in difficoltà, per cui via via che si presentano situazioni meritevoli di intervento, noi su questo versante ci riteniamo impegnati e interveniamo. Perché abbiamo partecipato all'attività, all'iniziativa della cittadella delle attività produttive? Perché i nostri amici sul territorio, quindi intanto i nostri colleghi presenti nelle Marche, ma poi nel contatto con le persone che mi stanno qui accanto, è venuto fuori quanto fosse importante, quanto fosse utile provare a ripartire autonomamente, anche per dare un segnale di presenza, un segnale di continuità, un segnale di risveglio, perché il terremoto genera morte, genera distruzione, genera catastrofe, cioè è necessario che ci sia qualcuno che si salta in piedi prima ancora
delle strutture che poi pubbliche arriveranno e comincia a dire cosa possiamo fare. E quindi, diciamo, da questa collaborazione ci siamo trovati, insomma, in una situazione di collaborazione. Metto gli occhiali perché faccio fatica a leggere. Quindi, diciamo, non è una situazione che si rivolge solo a voi, ma nella struttura della banca che presiedo è previsto che annualmente ci siano delle iniziative di beneficenza per le situazioni di difficoltà. È importante che questo sia noto, perché sono cose pubbliche, c'è un regolamento che viene pubblicato nell'ambito, diciamo, del nostro sito, e ci sono le situazioni che vengono rappresentate con domande che vengono proposte, che vengono esaminate e alla fine portano, diciamo, a una decisione che porta a dare questi contributi. Sono, diciamo, procedure imparziali, trasparenti, vengono pubblicati i nomi e cognomi delle società che sono intervenute e quindi che sono riusciti ad avere il nostro aiuto per poter andare avanti. E poi noi stessi vogliamo partecipare, vogliamo verificare che i nostri contributi si realizzino, portino a risultati. Quindi quando ci si lamenta che a distanza di tempo tante cose non sono state risolte, io posso testimoniare che nel caso della cittadella delle attività produttive, che abbiamo inaugurato tempo fa, insomma, la nostra presenza, c'era il presidente della regione Marche e così via, abbiamo visto fisicamente le attività, abbiamo visto le persone che ci lavoravano, abbiamo visto, e quindi questo, diciamo, ci rende orgogliosi di questa strada e di quello che stiamo facendo. Quindi è importante la collaborazione che si genera, perché la banca ha bisogno, la banca in generale ha bisogno di dimostrarsi sociale e quindi utile alla comunità. In questa occasione di sicuro ci sono state collaborazioni fra le associazioni delle banche, la Cassa Depositi e Prestiti, il Ministero dell'Economia, parlo in generale, ovviamente delle finanze, il commissario straordinario alla costruzione degli enti territoriali, coinvolti per l'individuazione delle misure in favore dei predetti territori. Ecco, poi sui risultati concreti si può discutere, insomma, e avendo sentito un po' prima, diciamo, allo stesso assessore della regione, il rettore dell'università, insomma, i contributi che sono venuti, chiaramente non tutto è stato risolto, sono passati 3 anni, sono state fatte delle cose, laddove si è potuto intervenire direttamente dall'esterno senza le pastoie burocratiche si sono risolti i problemi, purtroppo altri sono aperti e tutti noi dobbiamo vigilare, e anche questa discussione può essere utile per sottolineare che il problema è ancora aperto e che bisogna continuare a lavorare. Insomma, chiedevo stamattina, le attività produttive ci sono intorno, c'è Arquata che praticamente non esiste più e c'è la dispersione delle tante persone che stavano in quel comune, c'è necessità di trovare il modo, insomma, perché queste persone possono essere riportate in campo. Le catastrofi naturali, diciamo, si sono fatte più frequenti, faccio un discorso un pochino anche più generale, no? Sono cresciuti i rischi e forse si rende necessario meglio definire come ripartire i costi delle catastrofi anche fra pubblico e privato. Nel caso specifico, diciamo, sicuramente il pubblico ha fatto qualcosa e il privato ha fatto qualcos'altro. È uno schema che si deve ripetere, non è uno schema che si deve abbandonare, perché è necessario che il privato, laddove possibile, intervenga. Ci sono società che se lo possono permettere, devono essere sollecitate, la politica ha il dovere di chiamarle in campo, perché è giusto che ci sia un contributo da parte, diciamo, di società che per tanti motivi, insomma, godono di risultati eccellenti. Dall'altro, diciamo, il pubblico deve essere in grado di sortire risultati e di dare. Per il settore finanziario, banche e assicurazione, essere preparati a fronteggiare i rischi catastrofali, sia per contenere il proprio rischio operativo riconducibile allo svolgimento dell'attività, sia per l'esposizione al rischio creditizio, diciamo, è un problema serio, nel senso che nel momento in cui si genera una catastrofe, anche la banca si trova con tutto il pacchetto dei crediti che ha di fronte una clientela che ha difficoltà o può avere difficoltà, diciamo, a fronteggiare i suoi rischi. Per cui c'è un sistema che si deve mettere in moto, perché gli stessi operatori che in qualche misura sono presenti sul territorio, diciamo, devono per forza curarsi della situazione locale, perché la situazione locale diventa difficile anche per la stessa azienda.
Quindi il ruolo del settore finanziario è essenziale per attivare forme di assicurazione da rischi di eventi catastrofici. In Italia il grado di utilizzo di forme di copertura da tali rischi, ho fatto un approfondimento mediante la stipula di polizze, appare nel confronto internazionale sottodimensionato. Quindi c'è anche, diciamo, tutta un'attività di prevenzione che deve essere messa in campo e che noi dobbiamo stimolare anche con la riflessione, perché sono occasioni queste per ragionare anche in astratto per casi che si possono ripetere. Un altro aspetto importante sono i tempi. Tutti noi sappiamo quanto sia cruciale la rapidità di intervento, quindi in questo caso noi siamo riusciti, diciamo, a fare delle cose. In altri casi non è successo così. Il sostegno finanziario immediato alle istituzioni di base della comunità locale, nonché alle famiglie, alle imprese, è la chiave di volta di una ripresa piena che richiede, per dispiegarsi in tempi rapidi, la massima continuità possibile nell'attività economica e sociale. Ad esempio, risulta cruciale per aiutare una comunità a preservare le proprie radici che i ragazzi possano tornare nel più breve tempo possibile a frequentare la scuola nei luoghi di residenza. Una ripartenza rapida e visibile può contribuire a moltiplicare le reazioni positive e a migliorare il clima sociale. In un recente lavoro di ricerca svolto in Banca d'Italia, questioni di economia e finanza, catastrofi naturali e concessione del credito bancario, il caso del rischio alluvioni in Italia, pubblicato, si può trovare sul sito della Banca d'Italia questa pubblicazione, emerge come siano le imprese medio-piccole ad essere maggiormente impattate dal rischio di eventi catastrofici sul fronte dei finanziamenti bancari. Per converso, la discontinuità nell'attività economica è alla radice del rischio di credito a cui il settore finanziario si espone finanziando l'impresa. In un contesto che esige tempi rapidi di risposta, le erogazioni liberali di natura prettamente solidaristica attivate da soggetti economici in grado di mettere prontamente a disposizione le risorse stanziate assumono un ruolo importante che va oltre il mero importo del contributo. Sono in grado di mobilitare per imitazioni ulteriori forme di aiuto provenienti da una platea più ampia di donatori. È quello che noi abbiamo cercato di fare nell'esempio specifico di Arquata del Tronto. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Allora, Francesco, la chiusura, no? Dandoci alcuni dati di questa sofferenza che è durata 2 anni più o meno, dai. Però abbiamo portato a casa un risultato. Direi, prima ringraziavi l'associazione, noi ovviamente come CNA ringraziamo oltre tutti i donatori, che poi li citerò singolarmente, ringraziamo la Regione Marche, perché credo che sia un bel esempio di sinergia tra pubblico e privato, quella sinergia che oggi ha consentito a delle imprese di riacquisire quella fiducia, quelle imprese di trascinarsi altre imprese che riacquisissero quella fiducia in un territorio dove, capite bene che Arquata citava prima alcuni numeri il Presidente, 5.000 abitanti suddivisa in frazioni, 13 frazioni, quindi immaginate quante ne sono, per un territorio che ha una densità, ecco, si sviluppa in una, sotto la Sibilla, quindi fondamentalmente hai delle caratteristiche ben specifiche e che vanno salvaguardate. Caratteristiche che vanno salvaguardate che oggi senza le attività, senza le scuole, senza le persone scompaiono. Purtroppo che cosa è venuto fuori dal sisma? Che Arquata aveva pre 24 agosto 2016 160 partite IVA. Successivamente, prima lo scoramento, il disorientamento e quant'altro, sono emerse delle esigenze particolari, perché prima far riacquisire la fiducia nelle persone e far, tra l'altro, convincere le persone a condividere un luogo fisico non è stato semplice, perché tutte attività che sono state abituate sempre a svolgere la loro attività dentro la propria attività in un contesto magari dove avevano anche il proprio giardino, il cane e quant'altro. Quindi Pietro sa bene, perché migliaia e migliaia di telefonate sono emerse, perché dovevamo ogni volta risolvere un caso che era molto molto specifico.
giusto? Un paio di incontri solo per gestire le pulizie. Le pulizie, esatto. Sembra un paio di incontri per gestire la pulizia, spiegare cosa significava mettere un amministratore di condominio dentro quella struttura era come leggere il Corano, più o meno, giusto? Una cosa è leggera, faccio una battuta. Però è stato bello perché ha sicuramente ha aperto anche la mente a tanti imprenditori. Purtroppo devo dire, sotto quei giorni c'è stato un episodio emblematico, che noi avevamo da poco partorito l'idea e da poco convinto le prime imprese, tant'è che facevamo le prime riunioni all'Arquata e c'era il compianto Fabio Montanini, che era presente a quella riunione, ricordo. Eravamo proprio lì alla zona industriale di Pescara del Tronto, stavamo facendo quella riunione, si vedeva la fiducia negli occhi delle persone che comunque potesse ripartire qualcosa di concreto, di stabile, di utile. Torniamo a casa, era il 26 ottobre e ci fu la seconda scossa, ci fu un'altra scossa e ce ne fu un'altra ancora la domenica successiva, e da lì ripartì un attimino la fase di disorientamento, purtroppo. Questo però non ci ha fermato, fatto sì che da lì al 30 di ottobre abbiamo continuato a scrivere noi al nostro nazionale, mettendo insieme una serie di idee che potessero essere utili e messe a disposizione. Il nostro nazionale ha coinvolto alcuni partner che potevano essere dei donatori per altri progetti similari, e da lì è pervenuta la prima donazione della Pirelli. Prima donazione della Pirelli che ha dato il là al progetto, e da lì abbiamo iniziato a parlare con delle basi solide e concrete. Basi solide e concrete che, grazie a questo punto, l'ausilio della Regione Marche, che si è convinta a tal punto da fare, una volta individuata l'area, una volta fatto una sorta di censimento delle imprese legate anche a delle schede AIDES, perché ovviamente chi ha la scheda AIDES B, cosa significa? Significa scheda AIDES B, lievi danni, immediato ripristino, probabilmente anziché andare su una struttura di quel tipo fa meglio a tornare con dei lavori di immediato ripristino dentro la propria attività d'origine. In questo caso siamo andati avanti secondo questi criteri, la Regione Marche ha sposato la causa a tal punto da, una volta individuata l'area, da fare le opere di urbanizzazione. Opere di urbanizzazione partite a fine luglio del 2017, pensate solo che da fine luglio al 2017, con i conferimenti di incarico privati che ci sono stati successivamente, il 28 di aprile 2018 l'opera è stata inaugurata. L'opera è quella, quindi... Posso aggiungere una cosa? Assolutamente. Oltre alla cittadella, in contemporanea, la Regione Marche, a sé stante, lavorava per delocalizzare un'altra decina di attività, sempre ad Arquata. Quindi lavoravamo su un due fronte, un fronte sinergico con il privato e un fronte autonomo come Regione Marche con il Comune per risolvere e delocalizzare tutta una serie di attività. Scusa. No, è giusto. Tutto quello che è stata la storia di quei giorni. Ad oggi è esemplare forse ed anche d'aiuto magari a portare avanti dei progetti del genere, perché non è stato, se non riuscivamo poi a coinvolgere, se non c'era l'aiuto e la sensibilità da parte di Cassa Sovvenzione e Risparmi, che il 5 di ottobre ha firmato l'atto e subito non ha esitato nella donazione perché vedeva un'attività concreta, e dall'altro lato anche la Croce Rossa Italiana, perché comunque ha contribuito su tutta la parte impiantistica con un proprio bando, con una situazione a sé stante, ma che comunque ha consentito la finalizzazione dell'opera. Senza questa, appunto, sinergia e magari, ecco, l'attività prevalente dell'associazione, lo dico perché non abbiamo queste opportunità di mettere magari a disposizione molte risorse economiche, però è stato quello di, ecco, fare da trade union tra le varie parti, e lì è stato bello perché c'è stata la possibilità di far capire che qualcosa di concreto si poteva realizzare. Questo è quello che è emerso dal progetto. Oggi noi come associazione rimaniamo vicini alle imprese, e questo ha stimolato molto. Le più belle parole che ho sentito dire in questi mesi sono state quelle di un altro piccolo commerciante che non ha riaperto nella cittadella, poteva entrarci, non c'è entrato perché lui proprio sta sotto la Sibilla, e lui doveva rimanere sotto la Sibilla, e di conseguenza Rifugio degli Alpini si chiama. Le più belle parole sono state le sue, quando ci ha ringraziato ci ha detto grazie, perché noi così
smettiamo di piangerci addosso, smettiamo di abbassare la guardia e in un qualche modo ripartiamo, riprendiamo fiducia tutti quanti. E queste sono state belli esempi che poi, ecco, devono essere però perseguiti. Perseguiti come? Perseguiti dal fatto che devono esserci gli stessi arquatani che tornano ad Arquata, perché adesso magari vengo a, e chiudo parentesi rapidamente, però non possiamo vivere di un assistenzialismo esasperato, non possiamo vivere di un assistenzialismo perenne, questo è quello che dico. Per quanto ci siano le problematiche, per quanto le problematiche è giusto che vadano affrontate e vadano anche incentivati determinate situazioni per tornare a vivere certi territori, però lo dico per Arquata perché è l'esempio di cui abbiamo parlato, ma vale per tutti i territori del sisma. Se io non credo che vale di più una casetta che è nel mio comune d'origine piuttosto che percepire il CAS, contributo autonoma sistemazione, stare in un altro luogo, allora il problema probabilmente è di fondo, credo. In questo caso Arquata, che aveva 160 partite IVA, oggi ne ha 31 nel comune, significa che probabilmente le attività, se non tornano le persone, iniziano ad avere un attimino quella sfiducia del fatto di riaprire in quel comune, oppure se farsi un'idea, se aprire magari a Porto d'Ascoli perché sto lungo la costa e perché magari ho un bar, e allora inizio a farmi un'idea di... Questo è quello che continueremo a portare avanti e per la quale continueremo a battagliare come associazione. È chiaro che poi devono esserci delle politiche sinergiche, magari come abbiamo fatto sin d'ora, e per quanto riguarda la promozione dei bandi, io non posso che chiudere ringraziando ulteriormente la Regione per tutte le attività di formazione e informazione che abbiamo fatto in questi mesi. Grazie. Grazie, potete accomodarvi. Assessore, a lei la chiusura della giornata. Con loro? Con Pietro e Claudio. Pietro, di là? Ok. Io vorrei chiudere con tutti, con Pietro, Claudio e loro. Chi manca? Non è che qui c'è da concludere. Ecco. Direi che la dimensione è un'altra, c'è poco da concludere. Direi però una cosa fondamentale che mi ha colpito, che qua c'è una squadra, può essere piccola e scalcinata, però c'è una squadra che ha cercato di rispondere a un primo bisogno. Io ho sentito da Claudio la parola sofferenza, la parola responsabilità, ho sentito da Pietro una visione, perché il patto per la ricostruzione c'è, quindi c'è un'idea su cui operare, non si va a tentoni, e avete avuto la possibilità di vedere delle esperienze. Chiudo come ho iniziato, cioè vedere Neri Marco Re che ha risollevato quei luoghi, incontrare la Pirelli, Bocelli, tutti quelli che hanno gratuitamente donato per un'opera. Io chiedo, per il ruolo che ho oggi, che tutto ciò che è volontariato e donazione diventi per la politica giustizia sociale. Giustizia, non possiamo andare avanti con delle iniziative buone, perché noi con ste buone prassi o con ste buone pratiche sono da anni che andiamo dietro a questo linguaggio. Io ripeto, però non ho questa urgenza, non chiedo alla politica questo parolaio e non chiedo alla politica di schiantare l'opera di un altro vedendola insufficiente. Io chiedo a chi governa, e come si è detto prima non mi interessa quale tipo di governo, purché sia un governo che prende coscienza di un fatto, che la prima catastrofe è quella di non far rinascere gente che sa già cosa vuol dire nascere, perché ricostruire significa che noi torniamo a tutte quelle dimensioni dell'appartenenza, della comunità, del capitale umano, della vita economica, sulla quale stiamo lavorando con i bandi, con le risorse, ma non è un problema di soldi, è un problema di cultura. Quindi io ringrazio il meeting perché voglio lasciare questo appello, che si torni a parlare di persone che chiedono di tornare a casa.
Grazie assessore. Grazie, a posto, no? Posso fare un ringraziamento a tutti i colleghi regionali, non li cito, e anche ex colleghi che sono andati in pensione, perché ci hanno lavorato veramente tanto. E quindi un ringraziamento da parte mia. Prego assessore, mi scuso. Chiedo scusa, ma oltre al presidente io vorrei ringraziare l'assessore Sciapichetti, perché tutti i giorni nelle zone del sisma, e la Emanuela Bora per aver organizzato questa giornata. Grazie. Benissimo, arrivederci, grazie.